nuovo appuntamento dei dialoghi intorno alle nuove frontiere dell'archeologia. Oggi la professoressa Daniela Castaldo, docente di iconografia musicale, che ci presenterà l'opera ci porterà innanzitutto nell'età vittoriana, e presentandoci l'opera di un grande pittore, Sir Lawrence Alma Tegelman. E in particolare, si soffermerà sulla musica antica, o meglio l'utilizzo delle riproduzioni di strumenti musicali nella pittura di questo grande pittore di Davide Uriano. A lei la parola, buon ascolto, e poi diamo anche avvio al dibattito. Grazie. Oggetti archeologici e architetture antiche. E quindi il pretesto un po' sarà quello di mettere in luce alcuni elementi musicali, però vedremo come questo pittore usi, manipolandoli anche, alcuni oggetti archeologici, insomma, alcuni reperti archeologici. Allora, vediamo un pochino anche, proviamo anche un po' a contestualizzarlo. Lawrence Alma Tegelman è di origine olandese, nasce in un piccolo paesino dell'Olanda, però viene ricordato come pittore inglese, perché ad un certo punto si trasferisce a Londra e diventa uno degli animatori più brillanti, insomma, dei salotti londinesi. Quindi ha una formazione che quella tradizionale dei pittori dell'epoca, ma anche una formazione musicale. Suo padre era un compositore, era organista del paesino in cui vivevano, per cui questo elemento musicale, diciamo che è molto presente, non solo nella sua opera, come vedremo, ma anche nella sua vita, perché era solito organizzare delle soirée famosissime, insomma, nelle cronache mondane dell'epoca, alle quali prendevano parte i più famosi musicisti. Sto parlando di musicisti come Tchaikovsky, come Saint-Saëns, come Clara Schumann, quindi come Caruso, musicisti, violinisti, cantanti, insomma tutto l'ambiente che ruotava intorno alla musica. Dunque, la formazione, dicevo, è una formazione tradizionale, nel senso che esprime anche un po' l'amore per la storia, per la mitologia, ad esempio il ciclo dei Nibelunghi nella prima fase della sua opera. Quindi gli esordi sono con queste scene ambientate nel Medioevo, nel 300. Poi ad un certo punto una folgorazione, si sposa e in viaggio di nozze, appunto va in viaggio di nozze a Pompei, e questo è un elemento fondamentale nella sua vita, perché qui ha veramente una folgorazione. Era l'epoca in cui si stava costituendo un museo archeologico di Napoli, e in cui le collezioni, le collezioni di oggetti che erano stati venuti a Pompei erano passarono da un uso privato destinato esclusivamente al re a una alla possibilità di essere fruiti anche dal grande pubblico. Quindi arriva a Pompei
e si innamora appunto di questi oggetti, delle architetture, e da quel momento, siamo intorno al 1860, questi oggetti e queste architetture costituiranno uno degli elementi imprescindibili della sua opera. Dunque, appunto per la mia formazione, per il tipo di interesse, ero partita dalla musica. La cosa, mi ero chiesta, cioè mi ero rimasta incuriosita dal fatto che la musica sia molto spesso presente, ma in che contesti? Soprattutto nei contesti legati al mondo dionisiaco. E questo è molto così particolare se si pensa all'epoca in cui vive Alma Tadema, quindi l'età vittoriana, al contesto che è in qualche modo, come dire, propone un tipo di cultura che è esattamente all'opposto di un discorso legato al dionisiaco, all'irrazionale, al mondo delle passioni, eccetera. Però in Alma Tadema questa presenza dell'elemento dionisiaco è fortissima. In che modo il pittore propone l'antichità? Non è un'antichità, l'antichità della storia, degli eroi, l'antichità come per esempio quella proposta da David alcune generazioni prima. È un'antichità più intimista, diciamo. L'idea è quella che gli antichi avevano delle passioni, avevano dei sentimenti allo stesso modo della borghesia dell'età vittoriana. Quindi in realtà è come rappresentare con vesti antiche la borghesia dell'età vittoriana, con le sue passioni, con i suoi momenti di ozium. Questo è un pochino lo spirito, quindi è tutto molto, i temi sono intimisti, diciamo così, non ci sono dei grandi eroi, grandi momenti della storia, ci sono delle cerimonie religiose, ci sono i momenti di ozio, ma adesso lo vedremo. Dunque, questo ad esempio è la rappresentazione di una cerimonia dionisiaca, ad esempio. C'è una processione con dei musici. In realtà Alma Tadema era molto colto, aveva una biblioteca molto, come dire, molto articolata, in cui erano presenti anche testi classici, e molte volte ci sono dei riferimenti, possiamo trovare dei riferimenti classici nelle sue opere. Qui ad esempio c'è un passo di Livio in cui parla del momento in cui questi culti dionisiaci vengono banditi da Roma perché troppo come dire, fuori e dalla, come dire, dal modo, perché erano, insomma, davano luogo a degli atteggiamenti che non erano troppo tollerati nella città di allora. Comunque, vado avanti. Qui vi propongo questo bassorilievo perché uno dei modi in cui vengono. Ritorno qua. In questo punto, ad esempio, è visibile, cioè in questi quadri sono visibili alcuni oggetti, realmente alcuni oggetti reali, alcuni oggetti archeologici che sono presenti in alcuni musei, soprattutto nel Museo Archeologico di Napoli, soprattutto al British Museum. E tra l'altro Alma Tadema aveva l'abitudine di farne degli schizzi e anche di tenerne delle fotografie, per cui nel suo archivio che è l'Università di Birmingham è ancora possibile vedere gli album delle fotografie. Lui aveva una specie di repertorio di oggetti archeologici che poi dopo venivano riproposti nei suoi quadri. Vedremo che vengono manipolati questi oggetti perché sono riproposti non nelle loro dimensioni reali, ma in dimensioni diverse, in materiali diversi, in contesti tali da creare degli anacronismi. Comunque, passiamo un pochino a vedere questa processione dionisiaca, alcuni oggetti archeologici. Questo è un bassorilievo che si trova al British Museum, vedete un bassorilievo di argomento dionisiaco. E qui ci sono alcuni dettagli musicali, questi personaggi che suonano questi tamburi a cornice, il cosiddetto tamburello. La cosa molto particolare che mi ha molto colpito è che se da un lato Alma Tadema rappresenta gli oggetti archeologici reali, diciamo così, gli strumenti musicali sono tutti finti, cioè sono tutti inventati da questi tamburelli. Questi sono i tamburelli della tradizione popolare, non sono i tamburelli antichi.
Vedete, questa è una stampa ottocentesca, lì si vede una contadina, poi è tutto un discorso molto stilizzato, però vedete che tiene in mano un tamburello simile a quello che rappresenta Almatade, ma questi invece sono i tamburi a cornice che quelli romani, antichi romani, veri, diciamo così, erano diversi, non avevano questi sonagli nella cornice, ma avevano dei nastri. Quindi questo è molto strano, questo aspetto, e questo riguarda anche gli strumenti a fiato, che sono degli strumenti, non sono gli strumenti veri, le tibie antiche vere, ma sono dei, quelli che gli organologi chiamano i flauti a becco. Vedete questa imboccatura? Questa è quella tipica proprio del flauto, il cosiddetto flauto dolce, diciamo così. Anche questo uso dei personaggi femminili di tenere questa specie di museruola esisteva veramente, ma non la portavano le donne, la usavano gli uomini. Qui ad esempio si vede un mosaico famosissimo, in cui si vede un'auletta, un mosaico romano, vedete, questo è un uomo con la forbella, che era questa specie di museruola, nella quale venivano inseriti tutti dello strumento a fiato. Ancora, questo è un affresco da Ercolano in cui si vede un uomo con la forbella. E ancora questo qui invece è Almatadema che ripropone ancora questo auletta, vedete, con questa specie di museruola, ma è ancora una volta un uomo. Quindi in realtà gli aspetti musicali sono un po' stravolti rispetto alla realtà. Anche qui, questo è un tema tipico di Almatadema, vedete, è un tema, è un simposio, siesta si chiama, no? Quindi è un tema molto, diciamo così, appunto non ufficiale, e anche in questo caso si vede chiaramente qui, vedete l'imboccatura, è l'imboccatura tipica proprio del flauto dolce, quindi è una come dire, è un dettaglio che si allontana molto da quello reale, proprio da quello dei reali, diciamo così. Queste invece sono delle ricostruzioni di vere tibie antiche, uso il termine tibia e il termine che usavano gli antichi romani per questo tipo di strumento, vedete che è tutto diverso, guardate l'imboccatura come è diversa. Quindi è strano questo, da un lato gli oggetti sono quelli reali, ma gli strumenti musicali no. Ancora, questo è il dettaglio. Queste sono delle tibie pompeiane vere, che sono state rinvenute, ma ce ne sono numerosi esemplari. Ancora, i temi dionisiaci compaiono molto spesso. Questa è una processione, una cerimonia dionisiaca, compaiono i soliti strumenti, i cimbali, le doppie tibie. Adesso li vediamo in dettaglio, ma vi volevo far notare qua dietro, vedete questo fregio? Questo fregio in realtà esiste veramente, è il fregio di un vaso però, non è un fregio di un affresco, ed è questo. Vedete qui, quando vi dicevo Almatadema manipola gli oggetti antichi, certo il punto di partenza è reale, però viene manipolato, nel senso che dal fregio di un vaso si ricava il fregio su un muro, insomma. Vedete, questi sono i dettagli degli strumenti, ancora questi tamburelli anacronistici, ancora questi tipi di strumenti, che sono gli strumenti che nella tradizione classica sono associati ai culti dionisiaci. Questo è un anacronismo, non esisteva lo strumento singolo, di solito sono strumenti doppi che vengono suonati. Ancora il tamburello. Questo è il dettaglio con un fregio, che è un vero fregio di età romana. Però vedete anche qui l'anacronismo, c'è il fregio di età romana e poi c'è il fregio che invece si rifà ad un vaso, ad una ceramica, ad uno stalmosso attico. Quindi anche questo è un modo molto, come dire, un modo per manipolare questi oggetti archeologici. E ancora i dettagli, vedete, questo è sono dei veri cimbali rinvenuti a Pompei e sono suonati proprio in questo modo da questo personaggio. Vado avanti ancora, ci sono molti quadri con questo tema di dionisia, queste sono le donne di Anfissa. Guardate, ecco, una cosa molto importante, molto, come dire, diciamo che c'è un doppio livello di lettura, c'è un livello di lettura semplice, che è quello proprio della gradevolezza, diciamo così, no? Di queste luci, di queste architetture, questi marmi, però poi dopo c'è un livello, come dire, più approfondito, che è un livello un po', come dire, sensuale, un livello un po' più erotico anche. È un modo per far passare un messaggio attraverso delle vesti antiche. Guardate, queste sono le donne, e questo è un passo di Plutarco, in cui si racconta di queste donne, queste sacerdotesse di Dioniso, che danzano tutta la notte in preda alla, così, insomma, questo. Insomma, danzano fino ad arrivare stremate alle porte di Anfissa, dove si lasciano andare perché non ne possono più, evidentemente. E vedete, sono tutte sdraiate e arrivano le donne del luogo e le soccorrono, le rifocillano in qualche modo.
Notate anche le, come dire, anche queste capigliature rosse, che sono quelle proprio tipiche inglesi, per cui da un lato c'è un discorso, come dire, la volontà, insomma, di rappresentare qualcosa di più vicino a quello, al vero antico, però da quell'altro lato è sempre attualizzato. Dunque, ancora quando parlavo di questa sottile vena di sensualità che compare dai quadri, questo l'esempio è questa, guardate lo schema delle donne di Anfissa è molto simile a quello delle Menadi abbandonate, delle Menadi, insomma, vedete, questa è una pittura pompeiana, questo è un altro quadro di Alma Tadema con una, come dire, con uno schema iconografico molto simile, no? Quindi questa posizione dell'abbandono, tra l'altro questa posizione con la mano sul capo è proprio una spia iconografica proprio dell'abbandono, della persona quando è assolutamente inerme e abbandonata, no? Per diversi motivi. Qui è sorpresa nel sonno. Ma è lo stesso schema, ad esempio, di Arianna abbandonata quando viene sorpresa da Dioniso. Quindi è la spia iconografica dell'abbandono, diciamo così. Ora, guardate anche qui il tamburello, come è diverso da quelli che rappresenta lui con i sonagli. Comunque, adesso vado avanti rapidamente. Le rose di Elogabalo, anche qui, questo è molto suggestivo, questo quadro. Qui narrava i mitografi narravano che Elogabalo avrebbe ucciso i suoi avversari politici durante un banchetto soffocandoli con dei petali di rosa. E qui si vedono chiaramente tutte i petali e questi personaggi che sono così, che al suolo, insomma, che sono soffocati. Anche qui vedete, qui c'è un imperatore, ma è un imperatore della decadenza, e c'è l'elemento dionisiaco ancora, che è questo, vedete il personaggio che suona l'aulos, che suona questo strumento a fiato, che è quello tipico del contesto dionisiaco ancora. Ovviamente tutti questi oggetti sono veri, questo tripode è un vero tripode che si trova al Museo di Napoli, quindi alcuni elementi sono veri, alcuni elementi sono inventati. Ancora, adesso vi vado oltre perché mi sono già soffermata su questo tema, anche questa è un'altra cerimonia dionisiaca, vedete che gli strumenti musicali poi sono sempre quelli, ci sono i tamburelli, qui compare anche un'altra cosa molto particolare, vedete questo ramo con i campanelli, questo è tipico, io lo ricordo rappresentato ad esempio nella ceramica Apula, nelle scene dionisiache della ceramica Apula trovate questo, no? Campanello appeso a questi rami fioriti, ancora ci sono i soliti tamburelli, ci sono i soliti strumenti a fiato, ecco anche qui, vedete qui è un po' sfocata l'immagine, però c'è questo personaggio che suona questo flauto, poi non è un flauto, ma insomma comunque diciamo questo strumento a fiato suonandolo di traverso, e il riferimento è quello di un'erma che si ritrova, che è esposta al British Museum. Comunque anche qui vedete i soliti strumenti legati a Dioniso, quindi lo strumento a fiato, il tamburello, eccetera. Vi volevo proporre quest'ultimo tema dionisiaco per farvi vedere come questi pittori dell'età vittoriana hanno influenza non solamente sugli altri pittori, ma anche su diverse altre arti, diciamo così, applicate. Ad esempio, questa processione, la processione dei Floralia, rappresentata da Alma Tadema. Guardate i dettagli anche, quindi anche qui c'è un riferimento a Dioniso, ci sono queste erme con dei satiri, ci sono questi tamburelli che dentro sono dipinti, i tamburelli romani non erano dipinti dentro, con delle scene anche qui, delle scene erotiche, quindi c'è sempre questo, come dire, questa doppia lettura. Ecco, per dire che questo, ad esempio, questo quadro è ispirato, questo è un altro dettaglio, questo qui è una specie di Siris pompeiana che viene suonata da questo personaggio, ma questo quadro è ispirato ad esempio, ancora qui c'è un altro modello, diciamo così, questo è doppio. Allora, questo quadro ha ispirato Cecil de Mille nel suo Cleopatra, quindi era l'epoca in cui cominciava il cinema, no? Per cui molte volte gli scenari così complessi rappresentati da questi pittori ispirano i primi registi, e qui la processione di Cleopatra è ispirata da questo quadro di Alma Tadema. Dunque,
dunque non solamente Dioniso compare tra i temi di Al-Matadema, ma anche compaiono rarissimi temi legati al mondo greco. Questo, Saffo-Alceo, in cui si vede Alceo rappresentato così, seduto con questa cetra antica, questa cetra greca, di fronte a Saffo. Anche qui è l'epoca in cui cominciano le prime traduzioni di Saffo in inglese, e qui il tema è poetico, però in realtà è la, come dire, è la forza irrazionale della poesia, è la forza irrazionale della musica che in qualche modo incanta e che travolge. Lo si vede in questo modo anche dallo sguardo, dallo sguardo quasi magnetico che si scambiano i due. Questo è il dettaglio della cetra, della chitarra antica, come si trova su alcune ceramiche, vedete, è molto simile. Evidentemente aveva tratto ispirazione da alcuni vasi che sono al British Museum per questo. Questa è la prima edizione della traduzione di Saffo, questo è Henry Wharton, ricompone addirittura il viso di Saffo di Al-Matadema. Quindi era un tema molto dibattuto quello di Saffo in questi anni, alla fine degli anni 80 dell'Ottocento. Ecco, adesso qui vi propongo quest'altro quadro, sempre di argomento poetico, una lettura di Omero, in cui questo quadro fu realizzato per la sala da musica di un famoso banchiere americano, Henry Markand, che fu anche il secondo direttore del Metropolitan Museum. E Al-Matadema fu, insomma, gli fu commissionato questo quadro, in cui si vede Omero, c'è scritto Homer, ma in cui non è in realtà Omero, questo è un poeta che legge dei versi di Omero. La cosa strana è che di fronte a lui ci sono dei personaggi che l'ascoltano, ma c'è un personaggio sdraiato con una pelle di capro, che è un po' eccentrico rispetto al tema di Omero, è più un rimando alla sfera dionisiaca. Ci sono questi due personaggi, un po' così mollemente adagiati, ma c'è un dettaglio che non c'entra niente con la poesia e con Omero, che è questo tamburello che vedete qui. C'è il dettaglio forse, dovrei avere. Comunque, questo tamburello che vedete qui, che in realtà riguarda la sfera di Dioniso, non riguarda la sfera della poesia. La sfera della poesia è legata alla cetra che vedete qui, è legata al papiro che vedete di Omero, ma non c'entra niente con questo. E non c'entra niente con le rose, perché le rose nell'età vittoriana sono un simbolo della sensualità, dell'irrazionalità, un simbolo di erotismo, per cui vedete che c'è sempre questo livello di letture che si intersecano, da un lato filologicamente corrette, diciamo, e da quell'altro lato invece così, insomma, che danno luogo a delle interpretazioni un po' diverse, diciamo. Ecco, dicevo, la sala da musica di Henry Markand, che è questa forse, la passata, era questa. Quindi Al-Matadema rappresenta il quadro, che questa è una foto del 1890 e qualcosa. Al-Matadema rappresenta il quadro, questa, vedete nella foto c'è il quadro, e disegna anche i mobili e anche il pianoforte, che è terribile questo pianoforte, adesso ve lo mostro. Ecco, questa foto che è qui, che è molto brutta e molto sfocata, ma fa parte del portfolio di Al-Matadema, perché all'epoca c'era la moda di rappresentare le rovine pompeiane, cioè di rappresentare dei ragazzini vestiti da antichi romani sulle rovine pompeiane, e molte volte i personaggi rappresentati nei quadri di Al-Matadema prendono ispirazione come caratteri somatici da questi ragazzini, che sono dei ragazzini del sud, quindi sono dei ragazzini con dei caratteri molto scuri, diciamo così. E l'Omero di Al-Matadema, che vedete qui, l'Omero, insomma il poeta, fu criticato proprio per questo, perché i critici dissero che era inadeguato questo tipo di carattere somatico per rappresentare un tema così elevato come la poesia di Omero. Ma in realtà Al-Matadema trasse ispirazione dai modelli che erano quelli delle fotografie che lui aveva e che fanno parte realmente del suo archivio, diciamo così. Quindi è uno dei primi esempi di come la fotografia influisca sulla pittura e anche come la pittura in qualche modo influisca sulla fotografia, perché questi ragazzini in posa in qualche modo rimandano a questi primi esperimenti, diciamo così, di pittura archeologica, se così vogliamo chiamare.
vado avanti, mi piaceva mostrarvi, e su questo poi mi fermo, questo è il dettaglio del tamburello con le rose che vi dicevo, eh. Se vi ricordate l'incipit del ritratto di Dorian Gray, anche lì inizia con queste rose che sfioriscono, è proprio il simbolo nell'età vittoriana della sensualità che in Almatade, ma anche le rose di Elio Gavalo, vi ricordate? Quindi insomma è molto presente. Dunque, vado avanti, queste sono delle centre di età romana, ma mi volevo soffermare su questa sala da musica, vi dicevo. Almatadema disegna anche i mobili. Questa è una parte di una serie di mobili che disegnò. C'era il divano, c'erano diversi sgabelli, eccetera. Vedete questi disegni, non si vede tanto bene, però l'idea è quella di riproporre i disegni che si trovano sui vasi, le decorazioni sui vasi. Questo è il pianoforte. Anche lui ne aveva uno a casa, di gran pianoforte. Quello che aveva Almatadema a casa sua era il gran pianoforte con gli autografi, perché in questa parte, sotto il coperchio, vi era una pergamena bianca su cui tutte le persone, tutti i musicisti che suonavano il pianoforte, apponevano la loro firma. Questo invece è quello che lui disegnò per Henry Markham, ed è un pianoforte in stile, vorrebbe essere in stile classico, un pianoforte pompeiano, così lo definì. Per cui era ornato in un modo molto ricco, con della madreperla, con dell'avorio, eccetera. Lo vedete bene anche da qui. Poi sul coperchio erano rappresentati, c'erano i nomi delle muse, vedete, Melpomene, Polinia, eccetera, e il nome di Apollo, con questi nastri, insomma era una roba molto, molto elaborata, molto raffinata anche. Per noi forse un po' pesante, ma insomma comunque l'idea. Vedete, con delle decorazioni, questa è una cetra che era rappresentata nella parte dietro con scritto Callos. Poi nella parte davanti invece, l'avrete visto forse qui, nella parte davanti vi era un pannello in cui un altro pittore molto famoso dell'epoca, adesso non mi ricordo, dopo ve lo dico, però questo altro pittore che faceva parte del gruppo di questi poeti neogreci di età vittoriana, rappresentò dei musicisti, li vedete qui, questi musicisti, pointer, vedete, queste muse che danzano. Lo schema è quello delle muse, se avete presente il Parnaso di Mantegna nello studio di Isabella d'Este, questo è lo schema delle muse che danzano in una danza circolare. E poi dopo un altro pittore, Lawton, disegnò il soffitto, e nel soffitto vi era la poesia, questa era la rappresentazione della poesia epica, guardate com'è statica la poesia epica, e ai lati vi era rappresentata la poesia erotica e la poesia dionisiaca, così movimentata. E questo in qualche modo fa riferimento un po' a quello che in età vittoriana era questa corrispondenza tra le arti, la corrispondenza tra la poesia e la musica soprattutto, in cui la musica e la pittura, in cui la pittura era considerata come espressione visiva della musica. E quindi qui l'idea è il contrasto tra questa parte statica centrale, il ritmo grave e statico della parte centrale rispetto a questo ritmo movimentato delle parti laterali di questo soffitto. Io direi che appunto a questo punto mi fermo qui. Erano ovviamente alcune suggestioni che volevo dare così molto sorvolando, molto così superficialmente, insomma, però lo stesso volevo dare qualche così suggestione sul modo che aveva Almatadema di rappresentare l'antico e tutte le implicazioni, no? Perché vedete, si va dalle arti applicate all'arredamento, al cinema, quindi insomma forse è un discorso molto più complesso di quanto non sia quello che riguarda solamente la pittura e la rappresentazione degli oggetti archeologici. Bene, mi fermo qui allora, grazie.